Ciao a tutti amici, bentornati sul canale. In occasione dell'inizio di questa nuova iniziativa editoriale della Eagle Moss Hero Collector relativa alla costruzione dell'Enterprise D del capitano Jean-Luc Picard, ho pensato di realizzare un piccolo video per spiegare un argomento che per molti risulta un pochino ostico, risulta un po' misterioso, un po' indecifrabile. Di che si tratta? Si tratta di questo, del raccoglitore a fascicoli. Ora voi direte, ah ma che ci vuole, lo sanno usare tutti. No, non è così ragazzi, perché io seguo diverse collezioni ormai sui vari gruppi Facebook e vi posso assicurare che ci sono molte persone che non hanno capito come si inseriscono i fascicoli all'interno di questi raccoglitori. Il problema nasce da quando gli editori hanno eliminato i classici anelli metallici con i quali si chiudeva, diciamo, le varie pagine che presentavano i fori, no? Si fascicolava così, si chiudevano gli anelli e stava tutto a posto. A dire la verità, a me quel tipo di fascicolazione non piaceva, perché comunque c'erano quei fori sui fogli e poi bastava tirare un pochino male la pagina e si strappavano, quindi li ho sempre un po' odiati. Questa nuova versione che fanno ora è discretamente meglio, però secondo me non è nemmeno questa la soluzione definitiva poi alla fine, perché comunque anche questo metodo, per quanto si reggano abbastanza bene i fascicoli dentro, nel momento in cui li inserite, se non fate molta attenzione rischiate di strapparli. E adesso andrò a spiegare come si fa. Qui abbiamo i due fascicoli che abbiamo ricevuto in concomitanza di questa nuova opera, ma questo chiaramente il sistema è valido anche per altre raccolte, ragazzi, vale anche per altri tipi di collezioni editoriali, perché ormai li fanno praticamente tutti così. Allora, la prima cosa da fare è aprire la copertina del fascicolo e troverete che ci sono questa specie di due rotaie, vedete? Di plastica. Bene, queste due rotaie in realtà voi le dovete staccare semplicemente così, tirando via sia qua sia qua, ok? E otterrete questi due binarietti, vedete? Ora dovete staccare ogni singolo chiodino che trovate qui all'interno di questo binarietto, perché questi saranno gli elementi che andranno a reggere i fascicoli del raccoglitore, ok? Come si fa? Allora, potete tirare da una parte, reggendo l'altra, vedete? Già li avete separati in un modo. Poi individualmente, uno alla volta, ruotandoli, li fate venire via. Ok? Vi voglio far notare una cosa. Questi chiodini hanno una parte, non so se si riesce a vedere bene nel filmato, hanno una parte da un'estremità che è un pochino più cicciottella, più sporgente, come la testa di un chiodo, mentre la parte davanti è più lamellare, come se fosse un coltellino, un cacciavitino, ok? Allora io adesso li separo tutti, o comunque separo questi che mi servono per i primi due fascicoli, quindi questi quattro che ho già separato, e procedo direttamente a montare un fascicolo, ok? Questi altri non li divido perché sennò magari vanno persi, invece aspettiamo di avere gli altri fascicoli, quindi questi li prendete e li mettete da parte. Cosa bisogna fare? Allora, innanzitutto controllate il verso del fascicolo, io adesso lo faccio al contrario per mostrarlo a voi ovviamente, no? Quindi questo è il raccoglitore, aprite la copertina, significa che anche il fascicolo andrà messo in questo verso, ovviamente. Come si fa? Allora, se voi guardate entrambi i lati del raccoglitore, noterete che qui ci sono dei forellini, c'è una specie di feritoia in plastica con tutti i fori, sia da un lato che dall'altro lato. Praticamente voi dovrete prendere il fascicolo, aprirlo a metà dove sono le graffette da spillatrice, no? Vedete? Queste qua, per chi non avesse capito, le classiche spillette che si mettono con la spillatrice, solo queste sono più grandi perché vengono fatte con macchinari più grandi. lo aprite a metà, poi adesso lo giro per farvi vedere meglio, tenete con il dito spinto in direzione della prima feritoia, del primo buco, prendete un chiodino, questo qua, ok, e lo infilate nel primo buco, facendo attenzione a non far strappare il fascicolo quando lo infilate, ok? In questo modo. Poi girate e fate la stessa identica cosa dalla parte di sotto, ovviamente sempre in corrispondenza del primo buco della rastrelliera, perché dobbiamo occupare il primo buco disponibile. E lo spingere chiaramente fino in fondo, anche qua. In questo modo. A questo punto, nel caso aveste solo un fascicolo, potete chiuderlo e il vostro fascicolo è assemblato, è legato al raccoglitore, vedete? Non cade. Adesso io provvedo a mettere bene anche il secondo, stessa cosa, lo apriamo a metà. Chiaramente questi raccoglitori porteranno tanti fascicoli quanti sono i buchi presenti sulle rastrelliere ai lati. Quindi in questo caso ne ho già messo uno, ce n'è disponibile ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi sono 11 fascicoli in tutto. Ma potrebbero esserci delle rastrelliere che li hanno magari più ravvicinati, quindi comunque dovete sempre contare quanti buchi ci sono. Quindi mettiamo il chiodino da una parte, spingete sempre tutto fino in fondo, deve arrivare fino a battuta. Qui ragazzi non c'è pericolo di rompere niente, perché comunque sono abbastanza resistenti, poi è una plastica abbastanza elastica. L'unica cosa che potete rompere è la carta, quindi quando li inserite prestate attenzione nel momento in cui sbuca fuori verso il fascicolo che non prenda male la carta e la strappi, ok? Ecco qua, anche qui abbiamo fatto, possiamo chiuderlo, chiudiamo anche il primo in questo modo e abbiamo collegato entrambi i fascicoli, ok? Bene ragazzi, so che per molti di voi questa è una cosa inutile da vedere, nel senso che sicuramente sapevate come si fa, però siccome ho visto che sui vari gruppi Facebook, specialmente legati a queste opere editoriali, molti non sanno, non hanno capito come va utilizzato, ho pensato di fare questo piccolo tutorial nella speranza di esservi d'aiuto. Sicuramente è un tutorial, diciamo, forse non indispensabile, ma sicuramente sarà utile a qualcuno che non li ha mai usati prima e quindi non sa come procedere, anche se comunque ci sono le istruzioni, in questo caso specifico ci sono le istruzioni disegnate, no? Quando abbiamo tolto la rastrelliera c'erano già dei disegni, che possiamo ancora vedere qua, che spiegavano un po' come si fa. Però o perché magari le persone sono distratte o perché magari comunque rimaneva misterioso anche il disegno, alcuni non lo sanno utilizzare. Poi comunque non tutti i raccoglitori hanno quella serigrafia dentro che spiega come si fa. Bene ragazzi, spero comunque di essere stato utile a qualcuno. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e attivate anche la campanella per fare in modo che veniate avvisati appena pubblico un nuovo video. E ci vediamo al prossimo video. Ciao 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 a tutti!